L'ex chiesa anglicana di Bordighera è tornato al Salone dell'Umorismo e è tornato anche Cesare Perfetto, che ci guarda dall'alto ma ci osserva anche di qua, per vedere che cosa fanno anche le figlie. Qui c'è Luigia Perfetto. Beh, voi avete riportato il Salone, riportato la storia internazionale, perché questo Salone era qualcosa di eccezionale fino a 22 anni fa, giusto? Fino a 22 anni fa. Io sono Gigia Perfetto, è un nomignolo che mi hanno affibbiato quando ero piccola e che mi è rimasto. Questo salone è iniziato nel 1947, quando si facevano concorsi di bellezza, si facevano battaglie dei fiori, e nostro papà ha deciso di fare qualche cosa di diverso e quindi ha creato questo Salone dell'Umorismo. All'inizio una piccola esposizione che si è evoluto nei 52 anni. Poi, dopo i 52 anni, ha avuto un piccolo stop, che è durato 22 anni. E adesso, 22 anni dopo, siamo qui a riprendere le fila, a riprendere il testimone di quello che ci ha lasciato. Rosella Perfetto è un'altra figlia del grande Cesare, e qui siamo in un angolo che ci riporta indietro negli anni. Le Palme d'Oro, perché il trofeo che era legato, diciamo, al Salone dell'Umorismo era la Palma d'Oro, e sono grandi nomi coloro che se la sono aggiudicata negli anni. Certo, sono tutti umoristi, disegnatori, professionisti che il regolamento diceva che collaborino a giornali di almeno 4 nazioni, il che significa noti al mondo. Infatti, non a caso, il primo è stato Raymond Peyné nel 1952, che poi... Con i suoi famosi innamorati, gli innamorati di Peyné. Sì, che sono qui rappresentati benissimo. Che poi da quell'anno è diventato uno dei membri della giuria, via via tutti gli altri, per cui potete immaginare quanto severa fosse la giuria, perché prima di dare un premio che hanno dato meritatamente a me, te lo devi meritare. Abbiamo dato un'occhiata al passato, cercando di rendere omaggio a quello che è stato il Salone nell'arco di 52 anni di vita. E avete visto i premiati del Salone, avete visto i libri, c'è un omaggio a Peyné, che è stato il primo vincitore della Palma d'Oro, le opere sono di proprietà del museo di Peyné di Antibes e ci sono state date, diciamo, in prestito per questo periodo. Non ci siamo accontentati però solo di guardare al passato, abbiamo detto vediamo un po' che effetto fa a rimetterci un po' nel giro, nel mondo dell'umorismo. Manchiamo da 22 anni, infatti. E allora abbiamo scelto un tema fisso che era già stato dato, in modo da poter mettere a paragone quello che è stato il passato con quello che è l'oggi e il domani. Ovvero abbiamo preso il tema dell'auto. Il Salone Internazionale dell'Umorismo di Bordighera resta aperto all'interno dell'ex chiesa anglicana tutti i giorni dalle 18 alle 22 fino al 28 di agosto.